io non credo che esistano persone buone o cattive. Dipende in che circostanze le conosci e dall'uso che fai balenare di te stesso presentandoti, da quali credenziali fornisci al fine di convogliare una certa informazione che possa incuriosire e aprire un ventaglio di trattativa in vista di quale tuo scopo, recondito o no, che volontariamente o involontariamente agiti sotto il naso del tuo prossimo, occasionale o ricorrente che sia. E D si era messo nella posizione di tirar fuori dalla gente la parte peggiore, nascosta ai più, rivelata a giocoforza a lui e a quelli come lui soltanto. Il sesso avvilito di una virilità platealmente alla deriva, anzi, spalle al muro. Credo che le persone cattive, buone almeno quanto me mai in quei frangenti di esasperata meschinità, in questua di un colpo di reni a pagamento o di uno strangolamento a tariffa fissa più spogliazione del morto, se le era andate a cercare e che a modo suo era stato fortunato, perché ne aveva trovate tante, anzi le aveva trovate cattive tutte, ma era grazie a quelle del do ut des senza ghirigori, ma costante, fra cui parecchi clienti assidui, non a quelle buone e asteniche e dalla saltuaria carità come me, che di aveva tirato a campare, non malaccio, tribù compresa. Perché sono i buoni a darti tutta la loro saggezza non richiesta e a lasciarti morire di fame se non ce la fai più che alla svelta a diventare buono come loro. Però devo dire a questo riguardo che a me le circostanze e le professioni fanno un baffo. Se non sono millantate una vale l'altra. Un ingegnere non mi ispira maggiore fiducia e correttezza fiscale di un marchettaro. Non negozio di volta in volta la mia morale in base a chi mi trovo davanti e al baratto o alla voglia o alla proiezione del momento di quanto ci posso ricavare e ogni contesto diverso, per così dire, dal mio, pur non avendone io uno specifico in cui mi senta particolarmente a mio agio nella mia pelle e in un dato mio linguaggio elettivo, invece di modificarmi, non fa che irrigidirmi ancora di più nelle mie regole di comportamento. Sicché, se è possibile essere una cosa così strutturata da principi saldi come l'asse della terra, io sono ostinatamente io, soprattutto quando mi farebbe comodo scivolare verso un'identità più sfumata, plasticamente mondana, che meglio aderisse ai contorni dei miraggi del presente forniti in quel posto abitato lì, che solo quelli può fornire e solo in base ai suoi abitanti, perché lì altri non ce n'è, proprio come altri non ce n'è sarebbero anche una volta altrove, lì per lì. Quella sua cara confessione all'orecchio mi sembrò un gran bel complimento e così sincero. Poi, senza tempo per una replica o una buona uscita, mi rincuorò di molti danni con beffa cui avevo prestato il fianco per sfida mille e una volta. Ma a lungo andare ho contemplato l'ipotesi, anche se non era intenzione di incamerarlo come un insulto, quantomeno un monito. Un distinguo lo si potrebbe fare, però, con gli psicopatici in agguato dietro la maschera della bontà e della gentilezza e delle buone maniere, che di sicuro buone persone non sono e che da un certo punto della frequentazione in poi si rivelano ben più che cattive. Sono dei maniaci che vanno a caccia di una preda da dissanguare, immolandola alle loro frustrazioni e ai loro fantasmi e all'unica voluttà che sono in grado di provare, quella di perseguitarti, e non sai più se per liberartene è meno pericoloso affrontarli di petto
petto o tentare di cacciarli senza soccombere alla loro truce furia, fuggire o per un po' cadere nella loro trappola del tutto per ammansirli e al contempo banalizzare a tal punto la loro malignità che sono loro a piantarti lì e andarsene, sbuffando con tutto il disprezzo verso una preda non all'altezza. D non aveva mai avuto a che fare con scampoli di simile depravazione umana, ma io sì. E avendo fatto ricorso più volte nella vita a una o all'altra delle elencate strategie di allontanamento del male più incattivito e senza spargimento di sangue né mio né altrui, posso considerare la mia bontà tanto sincera istintività quanto raffinatissima scaltrezza. Per non svenarci del tutto. E poi, se do, dormo meglio, anche se mi sento ridicolo e talvolta vigliacco, perché a ben pensarci ho ceduto a un ricatto. Se non do, mi sento fiero di me, ma meschino, e mi giro e rigiro nel letto senza requie, perché mi dico. Che ti costava porgere una falange anche se era un finto bisognoso? Un finto bisognoso è pur sempre vero come il più inguaribile ammalato è quello immaginario. Cosa sei stato lì a spaccare il capello per qualche euro in più o in meno? E se portassi via, non chiuderei occhio del tutto. Quindi mi fa male anche comodo essermi costruito questa griglia di contenimento chiamata la mia bontà. Quello che a me importa non è di essere riconosciuto buono o no, e neppure di esserlo o no. Vivessi 1000 anni ancora, resterò agli antipodi di uno psicopatico, perché non saprei mai che farmene di una preda. Questo è il premio assoluto che mi sono dato volendomi più buono che cattivo, punto. E poi, io ho compiuto gesti di assoluta dedizione e generosità per anni verso intere famiglie e singoli alla deriva. Possibile che solo D, al quale ho dato le briciole delle briciole delle briciole, se ne sia potuto uscire con un simile riconoscimento di affetto intellettuale? E tutti gli altri che potrebbero ringraziarmi alla grande di persona o farsi vivi almeno con un biglietto, dove sono finiti? Se io ho dato, costoro hanno poi ricevuto? Quello che ho spedito è arrivato? Beh, di preferenza non avevo intermediari, gliel'ho messo io stesso nelle loro stesse mani. E allora? Dare non è poi così difficile, è far arrivare a destinazione che è quasi impossibile perché tu dai una certa cosa, ma chi la riceve, cosa riceve e che valutazione le dà? Perché scompaiono tutti? Perché la cosa vista dall'altra parte può essere solo questa: non hai mai dato niente a nessuno, sei tu che ti sei illuso che ci fosse qualcuno a ricevere qualcosa da te e la tua certezza di aver dato è solo una delle tante folli sfumature del tuo impunito narcisismo. Sara, ma io una volta a 21 anni ricevetti un affettone inaspettata di torta da un'anziana coppia di coniugi di Edgehand a ovest di Londra e non sapevo più come ringraziarli perché avevo proprio fame e forse loro se ne erano accorti. Le parole mi sembravano troppo poco e allora presi forcone, badile, rastrello e carriola e gli ripulii il giardino da cima a fondo. E per rendere più ineludibile e trabocchevole questo mio atto di riconoscenza, cacciai giù l'acquolina in bocca, strinsi i denti e rifiutai la seconda fetta di torta e scomparii. Ogni tanto gli spedivo dall'estero qualche letterina piena di bugie e di belle cose che mi succedevano perché non stessero in pena per me. E quando le cose hanno cominciato a girarmi per il verso giusto, ho cominciato a presentarmi pieno di regali. Non costosi, per non metterli in imbarazzo, ma mai sciatti, anzi abbastanza di pregio, scialli, sciarpe, borsette, di cui una fatta a uncinetto da mia madre con l'aggiunta di manici in mogano e avorio.
piccoli monigli etnici, ma con dell'oro nella montatura, pipe di radica e infine due bastoni col pomello d'argento a forma di teschio. Lui e di teschio lei, entrambi più che oscenamente allusivi, perché gli anni loro erano oramai davvero tanti e bisognava imparare a riderne alla svelta. Beh, sì, è da un bel po' che io sono io e non ci voglio fare niente e nemmeno posso farci niente se gli altri, io non lo sono, a parte io, con la vecchia coppia di Hatchend e di con me, riconoscente già in fuga verso il nostro solito tran tran. Perché aspettarsi riconoscenza dalla propria riconoscenza non diventi un tranello per le persone davvero buone cui si dice grazie o lo si dimostra alzando poi subito i tacchi senza perdere un istante. Dee aveva qualcosa in più. Lui e io siamo stati un miracolo umano, perché per un istante siamo coincisi in una sola persona politica e in una sola civiltà, in una parità paradigmatica che dovrebbe essere la regola e non l'eccezione, che dovrebbe essere duratura e non passeggera. Noi due siamo risaliti da ogni possibile scissione in un solo io felice una volta tanto di esserlo insieme e non ognuno per sé. Perché un io che si rispetti è sempre composto dalla volontà di partire da due punti diversi e di incontrarsi nello stesso punto che annulla chi dà e chi riceve, chi raggiunge e chi è raggiunto, chi dei due è riconoscente all'altro, chi è più forte e chi è più debole. Un bisbiglio veloce, perché uno sguardo potrebbe essere troppo fuorviante, e poi ognuno per la propria strada. Comunque sia, e comunque vada, e a prescindere dalla persona con cui fai sesso, che non c'entra molto con l'amore, ci sia o no, c'è sempre un obolo da versare, forse per entrambi, forse per uno subito e per l'altro in scadenza, o prima o durante. O dopo l'obolo si presenta e chiede gli interessi e cancella l'illusione della gratuità a qualsiasi età. Io a 13 anni stavo nel bar di mio padre d'estate vendevo gelati e una volta uno sgradiglione di quasi 20 anni mi disse: "Se mi dai un ghiacciolo te lo faccio vedere." E io gli risposi: "Solo se prima te lo tagli e lo metti lì sul bancone." E questa barbarica ancestrale ombra di tornaconto di animalotteri con la pretesa di stivare qualche briciola a tuo danno per la propria temuta sopravvivenza fino a domani mi annienta sul nascere ogni velleità erotica. Prima di fare la prima cosa devi prima fare due conti e intanto che li fai ti rendi conto che la prima in effetti è la seconda e che ti resta una manciata di calcoli per una merce che nel frattempo non è più quella che era e paghi tutto un fico per il picciolo che ti resta in mano e poi a me tocca sempre la parte del dottore che sprizza salute e benessere da tutti i pori e agli altri, gli sfruttatori con me mancati, quella dell'ammalato incurabile. E gli ammalati non vedono l'ora di lamentarsi della loro mala sorte e della tua sorte invece tutta rose e fiori. E non perdono occasione per romperti i coglioni con la scusa di svuotarteli. Inoltre, se ho l'incomprensibile fortuna di essere arrivato fin qui, la vecchiaia è già di per sé tanto laboriosa e tribolata che non ho voglia di affrontare quotidianamente cicli di farmaci e di esami del sangue proprio adesso. Innanzitutto perché dovrei uscire troppo spesso e non ho più voglia di rappresentarmi, cioè di fargli la manfrina che si aspettano. E dunque, a cosa mi aggrappo a fine luglio? Lei l'avrebbe saputo all'istante. Lei stava lì, sulla punta della lingua da una vita, ma mia madre aveva qualcosa in più di me, aveva me, e io no.